Made Expo riparte a marzo del 2019 e si caratterizza ancora una volta per una grande connettività, come noi l'abbiamo definita, cioè la voglia di connettere tutte le parti del settore edile in senso allargato naturalmente, quindi rappresentando non solo i produttori ma anche le filiere di distribuzione, i progettisti, le imprese di costruzione. Per fare questo Made ha raccolto attraverso tutta una serie di iniziative tutte le associazioni che parteciperanno a Made con varie iniziative, convegni e quant'altro, e soprattutto ha puntato su alcuni temi, l'innovazione innanzitutto, ma anche la sicurezza, che è sicuramente un argomento che è sempre più caro a tutti noi italiani, la domotica naturalmente, che continua a fare passi da gigante, creando un comfort abitativo all'interno delle nostre abitazioni sempre più significativo. E poi abbiamo anche questa bellissima novità che è stata curata da El Decor con gli architetti Calvi e Brambilla, che si occuperà di creare la cosiddetta design box, all'interno del quale verranno mostrati i materiali più innovativi di alcuni produttori italiani all'interno di uno spazio attrezzato molto molto attraente. Quindi vi aspettiamo tutti a Made dal 13 al 16 marzo. Beh, diciamo che l'apertura della conferenza stampa ha un titolo sicuramente importante, che è Connessioni, e credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di connettere i mondi della filiera della parte dell'edilizia. E oggi proprio la testimonianza è il fatto che abbiamo da tutti gli ordini professionali di progettazione a tutta la filiera acciaio, ferro, legno e costruttori, proprio per testimoniare che in un momento così difficile abbiamo bisogno di presentarci insieme. E il presentarci insieme oggi vuol dire in ogni modo fare anche da megafono, anche perché se l'edilizia non riparte questo paese non può in ogni modo superare l'1% di PIL. È logico che farlo insieme, raccontare i materiali, perché poi alla fine non esiste il materiale migliore, ma esiste l'insieme dei materiali che fanno la casa e l'edificio migliore. Beh, è logico che noi abbiamo la necessità di sbloccare questi 24 miliardi che oggi sono fermi. So che al Consiglio dei Ministri domani ci sarà sicuramente questo tipo di discussione. La burocrazia non può ingessare il settore dell'edilizia, perché il settore dell'edilizia è una filiera ampissima che va da chi fa movimento terra, a chi taglia il bosco, a chi monta l'antenna, cioè quindi occupa veramente una catena importante di persone che oggi in ogni modo sono nel mondo del lavoro. Non possiamo perdere sicuramente questa fetta di economia e di PIL, e faremo di tutto per mantenerla. Proprio questo il Made si propone di fare, cioè sicuramente da megafono per una fiera, per poter parlare a un mondo economico e al mondo politico.